in autunno iniziano a esserci dei cibi che provocano qualche cambiamento nell'intestino. Questa cosa qui del fatto che durante certe stagioni, come nell'autunno, ci sia un effettivo cambiamento della flora, sono supportate da tante ricerche scientifiche, da tanti esperimenti. E quindi, vedete, questo qui è un grafico che mostra una popolazione di due persone, di due categorie di persone, alcune durante l'inverno e alcune durante l'estate. La composizione del loro microbioma, vedete, è distante. Vedete le macchie, i triangolini rossi sono tutti vicini tra di loro e sono allineati a quella linea lì che si chiama estate, summer. E invece quelli che sono stati registrati, questi microbioma registrati durante l'inverno, sono quelli lì a destra, sono belli distanti. Capite cosa vuol dire? Che in effetti il nostro metabolismo, il nostro microbioma cambia continuamente. Probabilmente cambia in base a quello che mangiamo, questa è la spiegazione più facile, ma non è così ovvia, non è così scontata. Ha a che fare anche con quello che c'è nell'aria. Il fatto che ci siano certi allergeni nell'aria, che ci sia più o meno inquinamento, ecco, tutte queste cose qua vanno a influenzare il nostro microbioma. Tra parentesi, lo sapevate che chi vive in campagna ha un sistema immunitario più forte, ha un microbioma mediamente più vario e quindi più forte? Sembra proprio che il fatto di vivere a contatto con tanti batteri di diverso tipo, perché in campagna ce ne sono di più, sia qualcosa che porta a rafforzare il nostro microbioma, quindi la quantità di razze e anche il sistema immunitario. Stessa cosa quando si vive in casa con tante persone o quando hai un animale domestico. Un animale domestico inevitabilmente spande nell'ambiente anche i suoi di batteri, ma non sono batteri infettivi necessariamente o cose che creano guai, sono anche qualcosa che crea una varietà delle nostre razze migliori, ma sono cose misurabili. La domanda è: ma cos'è sto gonfiore che ho? Cos'è sta storia che mi crea l'aria? Ho capito, sì, si può mettere a posto con il detox intestino, si può riuscire a creare un ambiente migliore per i batteri, così che crescano meglio, ma di base perché ho tutta sta aria nella panza? Beh, guardate qua, c'è una sindrome che si chiama SIBO, sindrome da iperproliferazione batterica. In realtà in inglese vuol dire Small Intestine Bacterial Overgrowth, cioè l'eccessiva crescita dei batteri nell'intestino tenue. L'intestino tenue, che sarebbe, guarda caso, la prima parte dell'apparato digerente, no? Quella appena sotto lo stomaco, dovrebbe essere quasi vuoto di batteri in confronto all'intestino crasso, che è quello che viene dopo, no? L'intestino crasso dovrebbe essere strapieno di batteri, e invece il duodeno e l'intestino tenue piuttosto vuoto di batteri. Invece, qualche volta, a causa delle nostre cattive abitudini alimentari, ci troviamo a far crescere in maniera esagerata anche i batteri nella prima parte. E non va bene. È là il gas, è là quella cosa che ti viene, no? Guardate, questo è un grafico molto interessante di un corso che ho fatto proprio dedicato al microbioma intestinale, allo studio dei batteri che ci sono nella pancia, al loro effetto. E guardate una cosa. Allora, quando noi mangiamo, nella bocca ci sono già un sacco di batteri. Beh, ci sono anche quelli introdotti dal cibo, vedete questa qua, però velocemente vengono uccisi tutti perché nello stomaco c'è un'acidità talmente potente che spazzola via tutto. Anche nella bocca ci sono degli enzimi che mi pare, l'isozima per esempio, che uccide molti batteri ed è una cosa, come dire, buona perché ci disinfetta, no? Poi cosa succede? Nello stomaco ci sono dei batteri e neanche poi tanto pochi aiutano lo stomaco a tenersi in forma e così via. Nel duodeno, eccolo qua, dovrebbe essercene quasi niente di batteri. E poco a poco nel digiuno, nell'ileo, che sono le parti successive dell'intestino, dovrebbero crescere sempre di più. E qua vi dice anche quali sono le razze più potenti, le razze più numerose, i batterioidi, i bifidobatteri, i lattici e tutto quanto. Ovviamente questo è un grafico medio
il mio grafico è diverso da questo, il vostro sarebbe diverso, ognuno ha la sua caratteristica. Ecco. Quindi questo è il dato importante, la persona normalmente nel duodeno non dovrebbe avere batteri o dovrebbe averne veramente pochini pochini. Quando ne ha tanti cosa succede? Vuol dire che c'è fermentazione. Vuol dire che si tratta anche della disbiosi fermentativa. Questo è un altro modo di vedere le cose. Sicuramente voi avete già sentito nominare la disbiosi fermentativa, vero? Ecco, la disbiosi fermentativa non avviene nell'intestino crasso, avviene nell'intestino tenue, nella prima parte, e ha a che fare, ed è legata, anche se non è coincidente come concetto, con questa SIBO, la sovraproliferazione di batteri nell'intestino tenue. Quindi sono tutte quante cose che provocano troppa aria ed è ecco il motivo per cui uno ha tanta aria, fa tanti ruttini dopo mangiato. Per esempio uno dice, ma allora il problema è che mangiamo frutta? No, il problema è, vedi, che se tu mangiassi anche un po' di frutta dopo pasto, no? È chiaro che se mangi la frutta durante un pasto, quella frutta sta nello stomaco, nell'intestino di più. Perché? Perché hai mangiato anche altre robe, quindi ci metti più tempo a digerire tutto. E questo va bene. Ma a volte questa frutta crea un sacco di gas. Perché? Perché qui nel duodeno trova un sacco di batteri. Non è come in questo grafico che sono bassi. Ne trova un sacco e quindi fermenta. Fermenta al punto che ti crea una quantità di batteri ancora più grande. Poi è un gatto che si mangia la coda, perché più c'è fermentazione, ricordiamoci, più c'è proliferazione di questi batteri. Fermentare vuol dire che mangiano e si moltiplicano i batteri, non è che stanno costanti come numero, ma quindi le cose peggiorano e va sempre peggio, ok?